Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi siamo di nuovo, dico felicemente di nuovo, con Raul Montanari, che ha Ciao. mandato nelle librerie questo suo ultimo libro, Il disegno magico. Raul Montanari ha bisogno di poche presentazioni, se non che è uno degli autori più colti in assoluto che popolano l'universo letterario italiano ed è uno degli scrittori più efficaci come prosa e come costruzione delle storie che abbiamo in Italia. E questo lo dico per convinzione personale, con la convinzione di tutti coloro che hanno letto i tuoi libri. Quindi grazie per essere con noi. Questo nuovo Grazie. libro è una storia molto strana, molto intrigante. Si tratta di due persone chiuse in una stanza che si raccontano storie e la voce narrante è quella della coprotagonista, una scelta molto particolare. I due protagonisti sono nella Milano del gennaio 2022, che sono stati gli ultimi lockdown, quelli più noiosi, diciamo. Perché ormai non avevamo più tanta paura e più che altro ci infastidiva dover stare, avere le limitazioni, la zona gialla, queste varie cose. E il protagonista maschile, che si chiama Angelo, è convalescente dal Covid, l'abbiamo fatto più o meno tutti. E lei, Francesca, è da poco una sua coinquilina nello stesso palazzo che è semideserto. Francesca è da Angelo perché lui le ha promesso di raccontare la storia molto misteriosa di una serie di eventi che sono accaduti nella sua vita. Eventi verso i quali Francesca ha un interesse, diciamo che il lettore, comprende fino a un certo punto. Diciamo che l'impressione è che a lei interessi Angelo, però forse le interessano anche le cose che sono raccontate. La struttura, come vedi, è quella del Decameron, cioè la struttura è quella di una situazione di clausura forzata, imposta, in cui si verificano le condizioni per raccontare storie. In fondo uno scrittore cosa fa? Come dice Stephen King, lo scrittore scrive sempre con la porta chiusa. Cioè uno scrittore, un narratore di professione, si autoimpone una clausura fittizia, diciamo volontaria, per poter produrre queste evasioni della fantasia o della realtà. Queste evasioni, diciamo, narrative. E in quel caso io sono convinto che in quei periodi del lockdown sono successe un sacco di cose interessanti nelle case. Sono nati amori, sono nate inimicizie probabilmente anche, si è giocato insieme, si è raccontato molto. Hai citato due dei tre elementi fondanti, secondo me, l'amore, il racconto, l'odio e poi c'è la vendetta, che è uno dei motori di questo romanzo. Cosa succede a questo ragazzo e perché? Nell'antefatto della vicenda che appunto Angelo racconta a Francesca, nell'antefatto che avviene addirittura nell'estate del 2000, Angelo involontariamente provoca o comunque non riesce a evitare la morte di una ragazza in Cadore, in queste zone molto belle del Veneto, no? Delle Dolomiti. Muore annegata sul fiume Piave. E su di lui pesa la vendetta che gli è stata promessa, minacciata dal padre della ragazza. 20 anni dopo, secondo il racconto di Angelo, nel 2020, nell'autunno del 2020, la vita di Angelo, che è diventato tra l'altro curiosamente una guida di pesca, mestiere che credo faccia il suo esordio nella letteratura italiana, mentre in quella americana è normale, insomma. E la sua vita, si popola quasi improvvisamente di strani personaggi. Tutti un pochino sinistri, nessuno dei quali è chi dice veramente di essere. E questo, diciamo, fa capire ad Angelo che probabilmente quella antica mano che si era levata su di lui per colpirlo adesso sta davvero arrivando e che lui deve farci i conti. Questo è lo scheletro, il nodo della storia che viene raccontata. Il disegno magico che dà il titolo, in realtà è protagonista quasi come i protagonisti. Allora, si tratta di un test proiettivo della personalità che a me è stato insegnato davvero all'età in cui lo ha preso Angelo, cioè quando avevo 17 anni. Devo dirti che mi ha salvato un'estate, perché mi ha permesso di attaccare i bottoni con ragazze. Si tratta di chiedere a una persona di disegnare un paesaggio in maniera semplice e spontanea, mettendo obbligatoriamente 5 elementi: un albero, una casa, un fiume, delle montagne e il mare. Ora, questi elementi hanno una diciamo, portata simbolica molto forte, eh? Sono anche abbastanza facili da interpretare. E poi soprattutto è interessante guardare come viene fatto il disegno, quindi le esitazioni, le sicurezze, le insicurezze, il tratto, le distrazioni, quello che la persona che si è sottoposta, diciamo, al test, a questo test si trova
più a suo agio nel fare, nel non fare, le amnesie, quello che aggiunge, magari di non richiesto e così via. Io ti dico, ero diventato bravissimo, ma io sono convinto che qualunque persona chiede a un'altra persona, io chiedo a te, Paolo, pela una patata, fammi vedere come peli una patata. Il modo come tu peli una patata mi dice tantissimo sulla tua personalità. Figuriamoci chiederti di fare un disegno nel quale oltretutto alla fine non rimane la buccia della patata, ma rimangono dei simboli che, ti ripeto, si possono analizzare anche con una certa facilità. In pratica, davvero è molto rivelatore di aspetti della personalità di chi si sottopone a questo test, e diventa appunto un fil rouge che attraversa tutta quanta la vicenda, ancora una volta con risvolti interessanti, a volte comici, a volte di nuovo minacciosi e sinistri. Parliamo della pesca, perché nei tuoi libri tu so che sei un appassionato pescatore. In questo caso, la pesca non è solo uno sport, ma è quasi, un luogo dell'anima, perché nel momento in cui uno pesca, riflette, racconta, parla di se stesso con se stesso. Ti dico la verità, Paolo, quando uno pesca pensa solo alla pesca. Io ho cercato di avviare tutte le mie fidanzate storiche, e una di loro, che era una tedesca, e quindi proprio per carattere nazionale particolarmente restia, perché proprio loro non amano la pesca, dopo che per un giorno l'ho portata a pescare con varie tecniche in vari luoghi, sul lago, così, a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: "Scusa, sai che avevi ragione, non sto pensando a niente, sto pensando solo a prendere quei maledetti pesci." Quindi si tratta di una pratica che è vicina, se vuoi, a quella della meditazione, le meditazioni orientali, perché ti permette di fare il vuoto mentale, cioè davvero tu in quel momento ti concentri su questa azione ripetitiva, poi anche creativa naturalmente, e dimentichi tutto quanto il resto. Tu non puoi immaginare quante persone negli anni mi hanno detto: "Ma chissà quante idee ti saranno venute mentre pescavi." Nemmeno una. Non mi è mai venuta un'idea per un libro, per un racconto, niente, perché c'è proprio questo annullamento del pensiero a favore di emozioni che sono estranee al pensiero, sono emozioni più profonde, più primitive probabilmente. L'acqua è il liquido amniotico da cui veniamo tutti, veniamo come individui e come specie dall'acqua. Veniamo a una delle riflessioni del protagonista che dice che in realtà racconta un viaggio, ma lo racconta anche per se stesso, per capire, per parlare con se stesso e poi ammette apertamente di avere voglia di entrare nelle anime altrui e scoprire che cosa contengono. Beh, in questo caso è chiaro che, sai, ogni tanto i nostri personaggi sono portavoci proprio dell'autore, e quindi questo è sempre stato il mio desiderio, quello di capire gli altri e di farmi, per così dire, una passeggiata dentro il cuore, i pensieri, i ricordi delle altre persone. Credo anzi che tutte le volte che ci innamoriamo, il tentativo fondamentale che noi facciamo, al di là di mettere in comune altre cose, è quello quasi impossibile, però struggente, di abitare il passato della persona che c'è accanto, rivedere questa persona bambina, ragazza, capire cosa l'ha spaventata, cosa sognava, cosa ha desiderato, cosa è rimasto di allora. Sono modi di entrare in contatto gli uni con gli altri molto, molto affascinanti e molto profondi. Per quello che abbiamo detto fin qui può essere sembrare un romanzo introspettivo, in realtà è un romanzo d'azione, è quasi un thriller, un noir, dove c'è anche del sangue, ci sono delle situazioni molto forti, e soprattutto c'è il ritorno di un personaggio che io nei tuoi libri avevo già visto, ma che ho amato molto, signor Tony Velardi. Rick Velardi, sì. Sì, Velardi è, scusami. certo, Velardi è un detective privato che non è mai protagonista dei romanzi, compare a un certo punto, generalmente inguaia il protagonista, poi lo toglie dai guai e poi sparisce di nuovo, non si capisce dove abiti, è una specie di folletto. È un personaggio molto amato, non mi stupisco che piaccia anche a te, perché ha una serie di estimatori, alcuni anche inattesi, come non so, Tiziano Scarpa, per esempio, che non è certo un frequentatore del noir o della narrativa di genere. Ed è una sorta di Deus ex machina, di, non so come definirlo, vicino di pianerottolo ideale, insomma, no? Al cui porta a suonare quando c'è qualcosa che non funziona. È un uomo che risolve problemi, ma non sono quasi mai problemi della trama, cioè i problemi che lui risolve o che addirittura rilancia rinforzandoli sono proprio quelli della vita, di quello che sta al centro della vita del protagonista. Tu l'hai definito quasi una specie di padre per te.
Forse Velardi è il padre che io non ho avuto, perché io ho avuto un papà che ho avuto, ce l'ho tuttora in realtà vivente, che è stato più una specie di fratello maggiore che un padre, insomma. Per cui Velardi, sì, diciamo che Velardi è uno zio, ecco, mettiamola così, cioè è una figura rispetto alla verticalità del padre che dall'alto ti dice devi fare questo, quello, non tutti i padri, come stiamo notando, però in generale devi fare questo, quell'altro, e lo zio sta un pochino più in diagonale, lo zio è quello che è più complice con te rispetto a un padre, ti permette di fare cose che un padre non ti consentirebbe, però le sciocchezze vere non te le fa fare. È una specie di angelo protettore, insomma, diciamo così. Sì, è stato definito anche un Deus ex machina, Velardi, in effetti. È una figura di cui sentiamo comunque il bisogno. È difficile cavarsela da soli, è molto difficile. Adesso che diciamo la fede in questo grande padre onniveggente che ci aiuti in tutte le circostanze, sembra che sia messa diciamo, a repentaglio quasi da tutta la vita, il mondo, come lo vediamo, questo zio soccorritore ci arriva gradito, penso. Per questo è così simpatico. Sì, collegandomi proprio automaticamente, l'aiuto può venire anche dalla letteratura. Si dice che la letteratura sia un antidoto contro le malattie della vita. Dacci due pillole di questo antidoto, indicandoci due libri che consigli di leggere. Allora, uno è mi permetto di segnalare una finalista del Campiello, che è Marta Kai, è un romanzo che si intitola 100 milioni, scritto tutto attaccato. Marta Kai è un'autrice al suo secondo libro con una voce potentissima, davvero qualcosa di nuovo che non si era visto prima, e sono sicuro che non deluderà nessuno. E l'altro invece è un autore che è già arrivato al suo, penso, quarto o quinto libro. Francesco Pecoraro, romano, il suo libro si intitola Solo Vera è l'estate. E anche questo è un romanzo non troppo lungo, particolarmente bello. Un autore che io amo moltissimo, Pecoraro. Penso che sia una delle voci più belle che abbiamo in Italia in questo momento. Ottimo, ti ringrazio per essere stato con noi, per i consigli, e noi consigliamo il disegno magico di Raul Montanari. Grazie a chi ci segue, alla prossima, grazie Raul. Grazie a tutti, grazie.